paese. E restiamo ancora qui a Chiaravalle Centrale, una standing ovation per Dendi e Diva al Teatro Comunale. Presidente, si chiude Sì. questa stagione, questo concorso teatrale con uno spettacolo fuori concorso che diciamo, era già stato presentato nei giorni scorsi con altissimi livelli di aspettative, diciamo, per il Sì, pubblico. ci sono molte aspettative che non saranno sicuramente deluse. Questa sera abbiamo il piacere di avere il teatro Degart. Presenteranno uno spettacolo particolare. Loro si presentano come un silenzio che non è stato, che è stato, non è stato mai così esilarante. La parte mimica, la parte del migliore di questo spettacolo è proprio questo trasmettere senza parlare. Come nasce questa coppia? Intanto buonasera a tutti. Questa coppia artistica nasce qualche anno fa, qualche decennio fa quasi. Però insomma la nostra vita artistica si mescola anche alla vita privata e la vita privata si mescola a quella artistica. Quindi come di fatti stasera vedrete la nostra storia, chiaramente romanzata, insomma, spettacolarizzata, però un po' la nostra storia, come ci siamo conosciuti, è il nostro incontro, il nostro primo incontro, e poi, insomma, non vi possiamo raccontare tutto lo spettacolo, anche perché, insomma, noi utilizziamo poche parole, però tanti fatti. Dicevamo prima, ecco l'inizio dell'intervista, una emigrazione al contrario per amore. Che la suocera ha voluto che dal Veneto venissi in Sicilia. Bellissimo, bellissimo. Soprattutto è stato, come dire, volontario, insomma. Però ecco, noi non usiamo molto la parola, in effetti neanche io sono tanto bravo a parlare, però lui ci chiama e noi andiamo sul palco e noi facciamo quello che siamo capaci di fare, cioè niente. Allora, intanto, Presidente, come si concluderà questo concorso? Dunque, si concluderà con una manifestazione finale che faremo nel mese di giugno. E in quanto non avevamo la disponibilità per questa sera delle compagnie, perché
perché avevano altri impegni, e quindi abbiamo deciso di organizzare una nuova serata, una serata tutta particolare, che sarà la serata di chiusura del Festival Città di Chiaravalle Centrale. La faremo un sabato sera, di giugno, che quanto prima comunicheremo. Quindi con le premiazioni. Con le premiazioni, sì. Bene, con questo era tutto. Grazie per averci ospitato nelle vostre sempre più numerose abitazioni. Appuntamento alle prossime edizioni.